Bravo Zuniga, recupera palla Zuniga in contropiede il Napoli. Zuniga, Zuniga può puntare il... Attenzione, Lavezzi! Gol! Pocio! Bisogna, ci lanciano anche delle bottiglie, ci lanciano di tutto, ci lanciano di tutto, ci lanciano di tutto, che vergogna, che vergogna, che vergogna. Attenzione, attenzione, c'è un signore qui mascherato qua addirittura, c'è un signore mascherato, che vergogna, che vergogna, c'è un signore mascherato che si stava avvicinando qua nella nostra postazione, che vergogna. Adesso Lavezzi ha fatto il secondo, e ti ho detto meno ghirigori, meno ghirigori e più concretezza. 2-0, ci stanno lanciando di tutto, ci stanno lanciando di tutto, però è stato cinico a restare lì sul posto e ha fatto bene, caro Enrico Fedele. Sarà il tuo lunedì domani, caro direttore Fedele, caro direttore Fedele, giù il cappello, domani sarà il tuo lunedì. Sostituzione, entra Almiron, grazie. Ma questi perché ce l'hanno con noi? Solo perché stiamo dicendo che stiamo sul 2-0. Vabbè, ma loro ci devono scortare, non ho capito. Allora, cortesemente, chiamiamo qualcuno. No, però attenzione, perché qua non ci fanno lavorare. Non ci fanno lavorare. Ma smetti! Allora, fateci fare gli allenatori. Allora, Samuele, no, per cortesia. Dobbiamo cercare di chiudere, niente, pensiamo al Napoli, non li guardiamo neanche, ci vuole ancora molto tempo, più di mezz'ora, e dobbiamo stare tranquilli. Se qualcuno magari da Napoli, come è successo gli anni scorsi, fa un gol per Elefano alla Dicos e ci viene a dare una mano, ne saremmo con Napoli. Non è che ha fatto altro, ha segnato. Mini spot per noi, vai regia. Eccoci qua, dobbiamo anche raccontare questo gol di Lavezzi, che aveva perso la palla Zuniga, il difensore del Bari, nella fretta ha aggiustato quel pallone al limite dell'area di rigore, lo ha aggiustato ed è diventato un assist per Lavezzi, che è arrivato solo davanti a Gillet. Attenzione, adesso c'è però il Bari, non fare fallo, bisogna farlo fuori il fallo, non in area di rigore. Ma ammonisce pure. L'ha ammonito Santa Croce, vabbè, qui. Però voglio dire, Carlo, si poteva evitare, perché noi non dobbiamo entrare in questa dimensione, sia sugli spalti, sia in campo, di queste provocazioni che possono capitare. Sta avvenendo? Niente, non ci fanno lavorare. Attenzione, a che minuto stiamo? Fabiano è stato ammonito. Un quarto d'ora. Tempo. No. A chi? No. Pure alla ragazza. Ma non deve farlo. Che ha fatto? Risponde alle provocazioni. Una soubrette napoletana. Attenzione Carlo. Calcio punizione per il Bari, attenzione. Punizione per il Bari, sta succedendo di tutto. Gira un po' sta telecamera. Punizione alta sulla traversa. Vai. Attenzione, qua stanno lanciando la roba. Ma non si vede nessuno. Un artista napoletano la stanno aggredendo. È incredibile. Allora. No, Samuele, ma... non è così che si fa. Io che non vedo vergogna. Uno di questi ragazzi. Ma dov'è la polizia? Dove sono le forze dell'ordine? Gli steward? Ha sbagliato. Ma che ha fatto adesso? Ha sbagliato, ha reagito. Hai ragione. Ha ragione, non si fa. Lo sto dicendo che non si fa. La Vezzi è sola. Non si fa assolutamente. No, è una follia quella che ha fatto. È stato un atto di intemperanza, di emotività. Ma non si risponde, ma lei ha fatto una cosa che non andava fatta, Samuele, non scherziamo, è da condannare. Qua si sta per lavorare tutti, gesti del genere ci mettono in condizione di non lavorare più. L'ho vista. Vabbè, nel frattempo la Vezzi ha rischiato di fare il terzo, diciamo. Ma neanche la sto guardando più la partita. Noi stiamo guardando una partita. Ma che non serve assolutamente.
che ci sta mettendo un po' in ansia. Perché... Ma poi metti in condizione di non lavorare più a nessuno. Ma dai, smettiamo, Parma smettiamo. Stavo dicendo che il Parma appaia buono. Niente, fuori, fuori, pallone fuori. Il Parma ha pareggiato 2-2 con il Genoa. Addirittura, era sotto di due. Lo so. Che sta succedendo? Catania vince, il Cagliari vince. Sì, ma l'ho vista, ma una follia ha fatto la sua. È arrivato qualcuno però adesso, qui sopra. Ragazzi, che vi devo dire. Vogliamo andare avanti. Io vi ho solo ricordato il 18 agosto 2007, Coppa Italia, Lavezzi ne fece 3.